Made a map with all the stars, so you know you're not too far away from me. You're in light when it's my dark. I know this distance makes it hard for us to see. Penso che è necessario che noi facciamo parte dell'Unione Europea, anche perché siamo stati uno dei paesi fondatori, perché ci credevamo e l'Unione Europea ci dà l'opportunità di essere competitivi nel mondo, sia a livello economico che a livello politico. Senza l'Europa non avremmo strada da intraprendere. Ma io ne penso bene, nonostante che la moneta unica europea ha danneggiato moltissimo l'Italia. E quindi io ho lavorato per tanti anni in banca e il rapporto che c'è stato tra l'euro e la lira è stato sfortunato per l'Italia, però la comunità europea fa bene, molto bene, per le nostre esportazioni e per il nostro anche debito, perché senza la Comunione Europea avremo dei tassi fenomenali da pagare. Perché votare? Perché è un dovere civico, e quindi se uno la pensa in un modo, la pensa nell'altro, oppure non ha ulteriori, possiamo dire, pensieri relativi, in questo caso nell'Unione Europea, la deve fare comunque. L'importante è di andare a votare sicuramente, anche perché l'Unione Europea dovrebbe essere un pochettino cambiare a favore dei paesi con meno reddito come siamo noi, o con grosso deficit come siamo noi. Adesso purtroppo in questi ultimi anni la Germania è stata quella che ha sempre favorito la sua presenza. Penso che sia giusto votare, soprattutto in questo momento dove l'Unione Europea la vedo sempre più disgregata e non unita come era l'idea di un tempo quando è stata fondata. È importante andare a votare le elezioni europee del 2019? Sì. Perché è importante andare a votare per l'Unione Europea del 2019, perché è necessario che i nostri rappresentanti abbiano voce in capitolo nelle decisioni di tutti i paesi europei, sia economicamente che politicamente. Senza l'Europa noi non potremmo andare in nessun posto.